Ragazzi, io di questo nuovo video lo vostro mantenere azzurro. Oggi ragazzi andiamo a fare le pagelle di Inter Cagliari. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like e fare un bel commento per sapere cosa ne pensate dei miei contenuti. Allora ragazzi, il video su Inter-Liverpool uscirà domani, dove comunque andrò a dire il mio pensiero sui sorteggi, il mio pensiero su... Dai, come sappiamo tutti, che si sono rifatti dopo 2 ore, visto che comunque è stato un casino col Manchester United, così... Il mio pensiero, che ovviamente è negativo, perché io penso che sia veramente una cazzata rifarli, perché non ha un senso logico, non ha proprio un senso, secondo me. Poi abbiamo pescato anche l'Ajax al posto del Liverpool, quindi ero più contento. Però di adesso andiamo a giocare, ce andremo a giocare. Comunque uscirà domani il video e oggi andiamo a fare le pagelle. Iniziamo subito. Samir Handanovic, voto 6. 6 ragazzi, non deve fare niente, a parte respingere un tiro di Bellanova dopo 5 minuti, dopo ragazzi resta lì. A prenderci un cappuccino, un caffè, la pasta e niente, ragazzi, una brioche e niente. Sei ragazzi, sei politico. Quarto clean sheet consecutivo comunque in campionato. Skriniar, voto 7. 7 ragazzi, partitone di Skriniar. Partitone che si concede anche giocate, non comunque nella sua norma, perché comunque si concede tiri dalla distanza, un tiro pazzesco dalla distanza. Qualche comunque galoppata offensiva, ormai ci ha abituato, però il tiro non l'avevo mai visto fare. Una partita veramente che ha stradominato tutti, che è Tabaldo e Joao Pedro, 7. De Vrij voto 6,5, una modica mia perché comunque dopo pochi minuti si lascia scappare Bellanova, che comunque se avesse incrociato meglio avrebbe segnato, e quindi è lui ragazzi che è molto lento ad inseguirlo e quasi ci fa prendere gol. Però dopo fa una partita di ordinaria amministrazione, pulito, di testa, bravissimo, in anticipi, il solito De Vrij, 6,5. Bastoni voto 6,5 anche per lui. Fa ragazzi una giocata pazzesca a un certo punto, quando fa un tunnel pazzesco, poi ne salta un'altra, la mette in mezzo. Ormai ci ha abituato, ragazzi, che è praticamente un esterno a tutta fascia, possiamo dire. C'ha dei piedi veramente bellissimi, cioè dei piedi fatati, un grandissimo mancino. Abbiamo visto, c'ha anche un piedino abbastanza sopraffino. E ragazzi, 6,5 secondo me se lo prende. Comunque è la bellezza di questo gioco dell'Inter che. Vinciamo 4-0, Skriniar e Bastoni in attacco, ragazzi. Non ci accontentiamo mai, questa cosa spettacolare. 6,5. Dumfries, anche lui, 6,5. Diciamo che poteva anche segnare, perché comunque 2 volte Sanchez l'ha messo davanti alla porta, 2 volte Kragnjo gli ha negato il gol. Però molto molto bravo, bullista Dalbert in maniera clamorosa sulla destra, ragazzi. È un fulmine, Dalbert non ci ha capito un cazzo, nettamente peggiore in campo. Però Dumfries ha fatto veramente una grande partita. 6,5, continua così. Barella, 8,5, 8,5. Io 8,5 da un giocatore che non ha manco segnato, non l'ho mai dato. Ha fatto 2 assist, ma una partita, una delle più belle partite di Barella quando è all'Inter. Cioè, partiamo dal primo assist. Pa in palleggio, 3-4 palleggi, la mette in mezzo, l'assist perfetto per Sanchez che segna. Il secondo, vogliamo parlare anche del secondo. Lancio millimetrico per Lautaro che fa un grandissimo stop e calcia in rete. Ma poi ragazzi la partita che ha fatto. Che partita ha fatto Barella. I ragazzi 8,5 per le giocate, 8,5 per una partita mostruosa di Nicolò Barella che ci ha provato anche più volte a segnare, non ce l'ha fatta contro la sua squadra, ma ci è andato veramente molto molto vicino. 8,5, migliore in campo assolutamente. Brozovic 7. Mamma mia, Brozo, quando c'è Brozo. Dai, non sbaglia un passaggio, non sbaglia un passaggio, recupera pallone a random, qua e là, destra, sinistra. Lungo, largo, tutto su Brozovic. Il gioco dell'Inter, tutto su Brozo, straordinario 7. Calhanoglu, 8, 8, 8, 8. Che gol ha fatto Calhanoglu? Che gol ha fatto Calhanoglu? Meglio Brahim Díaz, bravi, bravi, grazie per Ciala. Grazie per Ciala, che in questo momento è ovviamente spietato. Da 5 partite è spietato. Questo Calhanoglu è spettacolare. E poco da fare. 8. Perisic voto 6, non mi ha convinto, forse gli voglio dare anche l'insufficienza. Nel primo tempo ho rivisto il Perisic, quello lì è svogliato. Quello lì è svogliato, che non aveva voglia di andare nei palloni. Mi ricordo a un certo punto che 2 volte non era entrato per chiudere. L'ho fatto un po' incavolare, nel secondo tempo l'ha fatto qualche buona giocata, qualche tacco. Un 6 glielo voglio dare. Lautaro 7,5. 7,5 gol, sbaglia rigore, ammonito, poi fa la doppietta, fa tutto lui praticamente. Rigore tirato malissimo, ragazzi, deve tirare Calhanoglu rigore. Punto, punto. Comunque fa un bel gol il primo di testa sul corner proprio di Calhanoglu. Fa poi un grandissimo secondo gol perché stoppare di petto e tirare al volo da lì, veramente spettacolare. Un gol magnifico di Lautaro, 7,5.
Sanchez anche lui 7 e mezzo, partita mostruosa di Alexis Sanchez, fa veramente anche degli assist sopra fini, soprattutto quello, due volte mi ha mandato Dumfries in porta con dei palloni incredibili, e poi ha fatto un gol bellissimo al volo, all'angolino, ha fatto giocate, questo Sanchez, vogliamo questo Sanchez qui, 7 e mezzo, cambi, Di Marco, voto 6, entra, fa quello che deve fare, poco altro, Satriano, no, Vidal 6, Satriano 6 in Zanotti senza voto. Mi ha giocato veramente poco. Comunque, da segnalare l'ingresso di Zanotti, che mi è piaciuto veramente, veramente tanto, nonostante abbia giocato 7 minuti. Ho visto che quello c'ha il piede. C'ha il piede, è un giocatore che mi piace. Teniamolo d'occhio, questo Mattia Zanotti. Inzaghi, voto 9. 9, ragazzi. Forse la partita più bella della gestione di Inzaghi. Ok, l'avversario, ok, tutto. Ma Inzaghi ha fatto un lavoro egregio anche in questa partita. Dove, come ho detto prima, sul 4-0 erano tutti in avanti, volevano cercare più gol possibili. Questa partita, se fosse finita 10-0, non avevano rubato niente, ragazzi. 9, quanto gli voglio dare? Veramente l'ha preparata in maniera clamorosa, cioè, occasione su occasione, ma quest'anno, ragazzi, ci divertiamo con Inzaghi, quello che non facevamo con Conte, ci divertiamo, non vinciamo 1-0, 1-0, vinciamo 2-3-0, 4-0 tutte le partite in questo periodo. Dopo ci sarà un calo, però in questo momento Inzaghi è spettacolare, voto 9, migliore assolutamente in campo Inzaghi. E Mazzarri voto 4, 4 ragazzi, pericolosità offensiva 0, ok che mancavano anche tanti giocatori, ma però proprio anche lui ci devi dare un minimo di grinta, ti rintani tutto dietro che sul 4-0 e ragazzi rischi di prendere veramente un'imbarcata clamorosa, 4, migliore del Cagliari ovviamente Cragno, l'uomo Cragno 7, mostruoso, forse anche di più, ma 7 gli ho dato alla fine perché ha preso 4 gol, però se il passivo non è di 7-8-0 lo devono a Cragno, fa due parate su Sanchez clamorose, no. Sì, su Sanchez, una anche su Dumfries, su Skriniar, miracoloso alla fine, fa tante parate, 7, parà anche a cazzo di gol a Lautaro. Peggio del Cagliari è Dalbert, 3, 3, 3. Il nostro ex fa una partita disastrosa, Dumfries lo bullizza qua, sopra, sotto, lo bullizza da tutte le parti, è un disastro colossale. Dalbert, 3. Però tutti i giocatori del Cagliari sono da 3-4. Allora, ragazzi, queste sono le mie pagelle, fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti, al prossimo video.